Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi. Sai cos'è l'overpackaging? L'overpackaging descrive un prodotto avvolto in più strati di materiali non necessari o indesiderati dal consumatore. Un esempio di ciò è avvolgere un piccolo oggetto o del cibo, circondarlo con un cuscino d'aria, metterlo in una scatola e quindi posizionare quella scatola in una scatola più grande per la distribuzione. Ciò crea molti effetti negativi per l'azienda, il consumatore e l'ambiente, eppure continua a verificarsi regolarmente. Con il boom dell'e-commerce nel XXI secolo, la quantità di imballaggi utilizzati per il trasporto delle merci è aumentata notevolmente, provocando un effetto negativo sull'ambiente. Come da fonti ufficiali, Amazon è ritenuto tra i più colpevoli tra i commercianti online per aver fornito più scatole del necessario per un prodotto. Anche l'industria alimentare contribuisce negativamente all'ambiente, con l'aumento del confezionamento di frutta e altri prodotti freschi. Un esempio è una dozzina di mele racchiuse in un sacchetto di plastica che generalmente non è degradabile. Sebbene ci siano vantaggi in questo, come mantenere il cibo fresco per periodi di tempo più lunghi, gli effetti negativi sull'ambiente superano di gran lunga i benefici. Anche la crescente pressione esercitata sulle aziende per creare confezioni che attirino i clienti verso il loro prodotto rispetto ad altri concorrenti contribuisce all'overpackaging. Che si parli della quantità di cartone ondulato utilizzato per la distribuzione o della quantità di polietilene utilizzato per l'imballaggio, nell'industria alimentare esiste un denominatore comune, cioè deve essere ridotto. L'obiettivo principale dell'imballaggio è solo proteggere il prodotto. Tuttavia, la quantità di cartone ondulato utilizzato nella distribuzione è spesso superiore al necessario. Spesso si pensa che il cartone sia rispettoso dell'ambiente perché è biodegradabile e riciclabile. Sebbene ciò sia corretto, il processo di produzione del cartone è ciò che danneggia l'ambiente. Le cartiere che producono cartone sono tra i peggiori inquinatori del mondo. Inoltre, gli sbiancanti a base di cloro vengono utilizzati nel processo di fabbricazione della carta dal legno, che provoca emissioni tossiche nell'aria, nell'acqua e nel suolo. Esistono soluzioni per combattere questi problemi. Il riciclaggio è la prima e più ovvia soluzione per ridurre la quantità di inquinamento sulla terra, e l'altro ovvio è consumare meno. Insieme possiamo e dobbiamo lottare per ridurre la quantità di materiali nocivi utilizzati nella nostra vita quotidiana. Quindi, quando vai al supermercato, pensa a cosa compri, perché puoi fare la differenza.